Bentornati o ben arrivati sul canale, a seconda che siate dei vecchi o nuovi iscritti, come dico sempre. Ma oggi non sono sola, c'è con me mio fratello Roberto. Ciao. Allora, siamo abbastanza di fretta, ma abbiamo deciso di farlo perché avevamo detto che l'avremmo fatto. Quindi, l'avete già letto dal titolo, questa è la challenge quanto mi conosce mio fratello. Io sono stata buonissima, ho messo tutte le mie domande qua, sono 10. 10 sono anche le sue, quindi ce le scambiamo. Tra l'altro guardate che bello, con scritto all'angolo di Saidori. Faremo una sfida, quindi ogni volta che uno azzecca a un punto, vedremo chi vince questa sfida. Inizio a prendere subito il bigliettino perché dobbiamo fare un video di quelli veloci, ragazzi. Allora, secondo me è stato cattivo perché... Qual è l'animale che vorrei fotografare di più? Non so se è una roba tipicamente sarda che non riesce a fotografare. Il gatto selvatico sardo. È giusto. Ho beccato una risposta. Yeah! Il gatto selvatico sardo. È difficilissimo. Sì. È troppo bellino. Troppo bellino. Sentite ragazze, bellino. Perché vuol dire bellissimo. Esatto, i cagliaritani usano bellino quando una cosa è veramente super figa. Ho preso un punto, sì. Vediamo. Perché per chi non lo sapesse, mio fratello è un appassionato di fotografia, è un fotografo, quindi, ma penso che lo sappiate perché molte di voi mi seguono. Il mio gruppo preferito da adolescente è Duran Duran. Sì! Niente, è facilissimo. Allora, vediamo se sai la marca della mia prima chitarra. Io non so la marca. L'hai visto un sacco di volte suonare. Io non so la marca di nessuna chitarra. No, allora io a rompermi le scatole mi ricordo te che urli per tutto l'andito, come diremmo a Cagliari, ma il corridoio lo dico per le nordiche. Lui che canta la sigla di... Na 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 na. Kenshiro ha tutto cioè tipo io che volevo dormire perché ovviamente abbiamo 12 anni di differenza, quindi immaginate una Silvia 18enne che stai divagando però. Sì, vabbè, la però chitarra. Non lo so la chitarra, non so una marca di chitarra, quindi mi arrendo. Bocciata Jackson. Dai, non la forma. Quindi era 1-1, vabbè, quindi siamo a 2-1 per te. Sì. No, aspetta. Io solo Duran Duran ho detto. E quindi eravamo 1-1, adesso hai preso un punto. Ah, prendo un punto anche se sbagli? E quando io sbaglio prendi un punto tu. Ok, questa regola credo, che no? No, non è così. Non lo so. È come se avessi fatto gol tu. Che cibo non mangerei mai? Mangiare o bere? Latte. Sì. L'ho azzeccata, uffa. Vabbè, dai, sono stato cattivo io. Qual è la mia spiaggia preferita? Isarutas! Giusto. Questa la sapevo, Era difficile però, Non era difficile, perché lo dici sempre, Isarutas, vabbè, anche se andate in Sardegna, andate Isarutas, top. Spiaggettino con i sassolini, tipo chicchi di riso. E poi ti tuffi e vedi tanto... È bellissima, Isarutas, provincia di Oristano. Oristano, ok. Oristano o Capras? No. No, è Oristano. Ah, perché hanno cambiato un po' le province in Sardegna. No, aspetta, la provincia, ok, la provincia, però il paese... non me lo ricordo. L'appartenenza, quello. Non lo so. Scusateci. Vai. Mio colore preferito, giallo. Niente, ragazzi, cioè qua mi sta smontando. Quindi eravamo 2-2, adesso siamo 3-2. Ok. Allora, qual è stato il mio regalo in terza media, ma che ti abbiamo fatto noi? Quello che volevo io. A te che però, il gatto, il nostro gatto, la nostra gatta Trilli, lui desiderava tantissimo avere un animale. In quel periodo Trilli stava sotto casa nostra in un cortile, la sentivamo piangere, evidentemente era stata abbandonata da qualcuno che l'aveva precedentemente forse presa. Chissà. Aveva 3 mesi più o meno. E quindi gliel'abbiamo, tra virgolette, regalata, o meglio, mia madre non voleva, io ci sono messa di mezzo, ho detto no, è stato bravo, è stato promosso. E quindi ho fatto in modo che prendesse Trilli, che è stata la nostra gatta per 23 anni. 23, ragazzi. Quindi siamo 3-3. Tocca a te. Vediamo. Ne ho preso 2. Che voto ho preso di diploma? Il tuo era in 60esimo. Sì.
Sarà 60? No. 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 58? No. 56, ho pianto per tipo 6 mesi perché calma, mi aspettavo 60 invece ho preso 56, ragazzi. 4-3, sto vincendo. È difficile questo. Colore preferito? Blu. Sbagliato. No. Riprova. Non lo so. Riprova. Nero? No. Grigio? Maglietta nera. No, perché sono così triste? Bianco, rosso, verde, giallo, rosa, rosso. Rosa adesso. Cos'hai contro il rosa? Arancione. No, è vero, me l'ha detto prima nel negozio. Sono una tonta. No, non ho detto che era il mio preferito, ho detto che mi piace. Però non, effettivamente non l'ho detto, però vabbè. Vabbè, piace. Comunque 4-4 a questo punto, tocca a te. Che per quanti anni non ho volato? Faccio, 2002 al 2019, può essere? Ci ha preso 17 anni. Tutti i miei 17 anni milanesi non ho mai volato, ho volato solo il primo anno in cui sono venuta qua. Quindi sì, ha ragione. 5-4. Com'è la mia pasta preferita? Carbonara. Sbaglia? No. Non lo so. Arselle Bottardi. Mangulo. Dovevo puntare alla specialità della Sardegna, ragazzi. Cioè, 5... No, 3? Ero 5 prima, mi sa. 6? Poi fatemi conto. Ci siamo persi, ragazzi. Poi ci dite quanto abbiamo fatto. Tocca a te. Ok. Comunque stai vincendo a mani basse. Anche perché sono un po' difficili, dai. Cibo, piatto preferito? Te. Pasta al forno. Ma proprio per niente, neanche tra le prime 10. Cioè, se dovessi elencare 10 piatti, non metterei la pasta al forno. Ok, ricci. I ricci. Esattamente. Vabbè, dai, ci siamo. I ricci di mare crudi sono il cibo che preferisco in assoluto al mondo. Quali sport ho fatto? Calcio, nuoto, palestra. Ma intendi anche non a livello, cioè cos'è amatoriali? Sì, sì, sì. Sup? No, mi manca una cosa che ho fatto per tanti anni. Calcio. Beh, sup l'ho fatto questa. Nuoto. Calcio, nuoto, palestra. Che hai fatto per tanti anni? Non hai fatto altro. Come non ho fatto altro? Non so se è uno sport. È vero, mi ha aiutato. Sì, è uno sport. Arti marziali, nello specifico Binsung. Dai, questa me la puoi passare. Ma non lo so. Mancava l'ultimo, mancava. Palestra, l'ho detto. Palestra l'ho detto, powerlifting. Ah. Sì, sì, ma intendevo quello. Vai. Vado. Ti sto battendo. Sì, di brutto. Per cosa sono finita in ospedale da bambina? Questa non la sai, non eri nato ovviamente. Mi ricordo che ti eri incastrata la testa tra due ringhiere. Quello è... hanno chiamato solo il fabbro per tagliare la ringhiera. Quello è un'altra roba. Però sono proprio finita in ospedale di corsa. Mi ricordo che avevi bevuto l'ammoniaca, una roba che era trasparente. L'acido muriatico ho bevuto a casa di zio Tore. A posto. A proprio così. Si sono distratti, ho trovato sta bottiglia e in realtà mi ero solo un po' ustionata le labbra perché non ho fatto in tempo a buttare giù, sennò sarei morta, ragazzi. E qua adesso tu non esisteresti. Quindi è valida questa, l'ho indovinata. Perché quella del fabbro sapevo che non potevi essere finita al pronto soccorso per la ringhiera. Però hai detto l'ammoniaca. È un mezzo punto, un mezzo punto. Ammonia. Qual è la mia canzone preferita dei Queen? Bohemian Rhapsody. Era facile, ragazzi, gliel'ho buttata io la mania dei Queen addosso. Vai, che qua ti sto riprendendo. Come si chiamava? Si chiamava, virgolette, a posto. Vanno le mie migliori amiche. Sì. Vabbè, Francesca, sicuramente. Clelia. Giusto. Loro due? Sì, loro due. Francesca e Clelia. Azzeccato. Beh. Che moto ho adesso? Sbagliare, che qua tanto diamo 10 punti. Sì, però è tardi, dobbiamo andare. Sì. Bordeaux? Sì, no, la Mara, dai, almeno la Mara. È Bordeaux? È Bordeaux. Ha due ruote, sì. Va veloce, è una Suzuki. Ok, il modello 0.
X. La X c'è. XR. Anche quella. XR 250. 250. 500. 750. 950. 1000. 1000. XR. G. G. Però Suzuki era, aveva due ruote. Che era ed Bordeaux. Era Bordeaux. Giusta. Vai. È giusto, dai, li abbiamo valida questa. Ormai il conteggio. Ma loro lo sanno, adesso poi io scriverò man nei mano, commenti. No, sovraimpressione, farò sempre il punteggio, lo aggiorno, capito? Quando edito. Vai. Quando? Quando ho aperto il canale? Allora. 2012. No. Dai, c'ero. Ho fatto un po' di calcoli. Ti ricordi il nome del mio liceo? Claro che sì, Michelangelo. Giusto. Hai visto? Chi ha vinto? No, manca una. Manca una, vero? Manca la sua. Vediamo, l'ultima. Quanto calzo? Poco. Poco? Già, gliela potrei dare buona. 37. No, 36. 36? Sì. Caspita, ancora. sempre con tutte le scarpe. No, qualcuna 37 ce l'ho. Vinto. Ma come hai vinto? Direi ora calzi di più 36 che 37. Vediamo le scarpe. Lo giuro, i 37 ho solo le scarpe da ginnastica, non tutte. Anche se adesso calzo solo. Ho vinto. Non c'è bisogno di fare il calco. Non lo so, vedremo, va bene ragazzi, comunque questo era praticamente il quanto, mi conosce abbastanza, devo dire, ma io sono stata molto più brava. Cioè, ti pare che io possa sapere la marca della tua chitarra? Dai, l'hai vista mille volte, come era la forma? La forma chitarresca, la forma è... Jackson Kelly, cercatela. Cioè, era nera? No, era blu. Vabbè, blu scuro. Era blu scuro, però l'hai venduta, non ce l'hai, no, più. No, ce l'hai. E comunque stava sotto il letto, io questa cosa è importante. Ed è ancora lì. Sotto il letto. Va bene. D'accordo, io devo andare perché devo portarlo in stazione centrale che sa da tornare in quella della Sardegna, sfigatissimo. Cioè, se volete vedere che cosa fa di regola Rob, ecco, devo sponsorizzare, se non sponsorizzo mio fratello, ma state scherzando. Rob McRae foto. Comunque lascio tutto in info box, fa delle foto stupende, meravigliose, così vi potete vedere un po' di natura, un po' di Sardegna. E basta, noi vi salutiamo, saluto a tutte le sei dorine. Ciao, ci vediamo domani con un altro video. Ciao! Bello, aspetta che facciamo... Fai un po' di facce. Tipo? No, tanto poi faccio gli screen. Ma poi le scelgo.